Thank you.
Yeah.
Dopo 5 vittorie consecutive, Marghera cade in casa 54-51 per San Martino di Lupari, una partita molto combattuta. Sì, era una partita molto difficile questa sera perché San Martino dispone di un ottimo roster e ha obiettivi abbastanza importanti. Noi abbiamo fatto, secondo me, una buona partita per tre quarti di gioco, poi nell'ultimo quarto ci siamo un po' perse. E sicuramente sono contento perché le ragazze hanno comunque messo tutto quello che avevano in campo, però dobbiamo migliorare su certi aspetti del gioco, soprattutto offensivi, diciamo. Sabato prossimo ancora in casa contro Cervia, vedremo di rifarci. Ma sicuramente questa è una partita con Cervia che è alla nostra portata e sappiamo che è una partita che non possiamo perdere, quindi questa settimana dobbiamo lavorare. Dobbiamo essere tutte uniti e concentrati perché è una partita che per noi è fondamentale. Erika Striuli, play di Marghera, ha ripreso a giocare dopo un lungo infortunio. Come ti trovi a Marghera? Mi trovo bene. La cosa più bella è stata che quando comunque ho ripreso a giocare mi sembrava di non aver mai smesso. E ho ripreso qui e mi sembrava di giocare qua dentro da sempre. Infatti c'è stato subito feeling con l'allenatore, con le compagne, con la società che comunque mi conosce da tanto. Quindi è stato tutto più semplice. La partita di stasera è stata persa dopo due vittorie di misura a Vigarano e a Muggia. Forse stasera è mancato qualcosa. Allora, o guardiamo il bicchiere mezzo pieno o guardiamo il bicchiere mezzo vuoto. È chiaro che dà fastidio a tutti perdere con più uno, un fallo da spendere, sia state un po' polle e abbiamo perso la partita. Un episodio, secondo me, non bisogna dimenticarsi da dove si è partiti, perché fino a un mese fa eravamo noni. Adesso non è che perché siamo sesti si piange perché si perde con San Martino di Lupari. C'è da essere contenti perché si è giocati la partita punto a punto fino alla fine, perché abbiamo dimostrato di non essere inferiori. Poi è chiaro che l'episodio una volta ti va bene, una volta ti va male. Secondo me c'è da tornare in palestra con tanta fiducia, senza tanti drammi.